Ciao Cacciondi! Ieri sera stavo parlando con un mio amico e ho capito che la realtà aumentata non si limita soltanto al marketing o all'industria. È chiaro che la natura stessa della realtà aumentata la rende perfetta per un settore dinamico come quello dello sport, cioè può essere usata secondo due diversi punti di vista. Il primo è quello che va a beneficio dei professionisti dello sport. Mentre il secondo è quello che può essere sfruttato da chi è appassionato di sport ma non lo pratica a livello professionale. Diciamo che la sua utilità non si limita ai campi di gara, ma anche dietro le quinte. Nel tennis, ad esempio, è ormai un elemento indispensabile per determinare se la pallina rimbalza dentro o fuori dal campo. Questa tecnologia si chiama Hawk Eye e ci permette di avere maggiore informazione sulla traiettoria della pallina. Lo stesso sistema viene usato in altri sport, come il calcio o la pallavolo. In alcune circostanze, addirittura può modificare la decisione dell'arbitro. Se i professionisti dello sport possono trarre grandi vantaggi dall'utilizzo delle tecnologie offerte dalla realtà aumentata, perché i tifosi no? Oggi, grazie a questa tecnologia, possono seguire la loro squadra ancora più da vicino. Le grandi squadre di calcio si stanno muovendo in questa direzione, offrendo ai propri tifosi la possibilità di utilizzare la realtà aumentata per avvicinarsi ancora di più alla squadra, vedere i propri beniamini in versioni virtuali e magari farsi un selfie, sempre virtuale, con loro. Ed è qui che io mi immagino la nostra amata Spal, presentando grazie alla realtà aumentata i nuovi acquisti di mercato. Oppure raccontandoci qualche pezzo di storia o condividendo con gli utenti gli ultimi risultati delle partite. Che ficata! Il futuro è già qui, bisogna solo lasciarlo entrare e tendergli la mano, o no?